Wahekuj, ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi Animal Crossing New Horizons, cominciamo una nuova vita all'interno di questa piccola perla. Buon pomeriggio, siamo veramente felici di averti qui in visita. Innanzitutto, congratulazioni, partecipare a questa avventura è stata un'ottima scelta da parte tua. Ti diamo il benvenuto al banco del check-in dedicato al pacchetto Isola Deserta di Nook Inc. Ti attendono moltissime sorprese. Ma passiamo alle presentazioni. Io sono Mirko, dipendente della Nook Inc. E io sono Marco. Finito. Voleremo sull'isola con te e ci impegneremo per aiutarti a iniziare questa avventura con il piede giusto. Pensa a noi come a due soci. Soci di lungo corso. Direi che adesso possiamo cominciare. Che ne dici? Innanzitutto controlliamo la tua prenotazione. Ci diresti il tuo nome e il tuo compleanno? Compleanno? Perché compleanno? Ovviamente mi chiamo Link. 23 ottobre. Vediamo un po'. Su Animal Crossing non so perché, ma il 23 ottobre me la segnava sempre come bilancia e non come scorpione. Il che è sbagliato. Scorpione inizia il 23 ottobre. Però qui non sembra che ci dia... Non sembra che ci dica che quale segno siamo. Meglio così. Il passo successivo sarà scattarti una foto, Link. Oh, non preoccuparti. Avrai tutto il tempo che desideri per prepararti e avere l'aspetto che più ti piace. Fai con calma, noi non ci muoviamo da qui. Non ci muoviamo. Isolano. Abitante. Un bel colorito. Un taglio classico. Mi piace questo, sì, anche perché non ce ne sono molti altri. Il colore direi di... Ma sì, facciamolo così, dai. Io non sono tipo da frangetta, però... A sto punto ricreo l'isolano. Però siccome mi piacciono di più questi occhi, li facciamo grigi, belli. Va bene così, potrei cambiare aspetto più avanti. Va bene. Benissimo, è tutto pronto. Pronto. Adesso non ci resta che aggiungere la foto ai tuoi dati. E ora è arrivato il momento di parlare dell'isola che ti ospiterà. Che emozione incredibile. Siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto per farti sentire a tuo agio nella tua nuova vita. Proprio così. Anzi, se vuoi persino succedersi delle stagioni, può essere quello che conosci. In altre parole, abbiamo isole sia nell'emisfero settentrionale che nell'emisfero meridionale. Ti suggeriamo di scegliere un'isola con delle stagioni simili a quelle della tua residenza attuale. Attuale? Dimmi, Link, tu dove vivi? Dove vivi adesso? Europa altrove. Europa. Ah, bene, bene. Queste informazioni ci aiuteranno a trovare un'isola adatta. In tal caso, noi suggeriremo di trasferirti in un'isola dell'emisfero settentrionale. Dovremmo definire altri dettagli, ma intanto sei d'accordo con la posizione suggerita? Sei d'accordo? Assolutamente sì, volevo provare l'emisfero meridionale quando appunto hanno detto che c'erano differenze tra emisferi, però ripensandoci preferisco settentrionale, quello dove appunto è situata l'Europa, nell'emisfero settentrionale. Andiamo così. Bene, in tal caso potrei scegliere fra diverse adorabili isole disabitate dell'emisfero settentrionale. Dunque, tutte le isole sono più o meno della stessa grandezza e anche le risorse naturali sono simili. Quindi non ti preoccupare, avrai comunque spazi e comodità in abbondanza in qualsiasi isola. Segui pure l'istinto e scegli l'isola con la conformazione che ti ispira di più. È ciò che farei io. Bene, vediamo un po' queste isole. Ok, un bel corso d'acqua. Guarda questa, quanti corsi d'acqua intrecciati. Il porto lo abbiamo a destra, il che mi piace. Non per ragioni politiche, ma perché mi piace che il porto sia a destra. Lo sbocco del fiume a sinistra. Perfetto, questa. Splendida scelta, splendida. Non vedo l'ora di fartela vedere di persona. Prima della partenza abbiamo un'ultima domanda. Se potessi portare una sola cosa con te su un'isola deserta, quale di queste sceglieresti? Quale di queste? Un sacco a pelo, una lampada, del cibo, un passatempo. Non è facile, sapete? Un passatempo. Capisco. Ah, scusa, chiedevo per curiosità. È una domanda standard per chi va a vivere in un'isola deserta, no? Oi oi, mi sa che non avremo altro se non il passatempo. Questo è un annuncio di servizio. Il volo del pacchetto isola deserta di Nook Inc. è pronto all'imbarco. I passeggeri sono gentilmente pregati di avviarsi al gate. Oh, che tempismo eccellente!
Andiamo ad imbarcarci tutti quanti insieme, tutti quanti insieme. Vai così allora. Un saluto a tutti i passeggeri. Grazie per aver scelto questo volo del pacchetto Isola Deserta di Nook Inc. Vi preghiamo di mettervi comodi, rilassarvi e assistere a questa presentazione della vita sull'isola. Bravi, bravi, pazzesco. Ovviamente vogliamo anche il sequel, no? Cavoli ragazzi, in grande stile proprio, eh? Sembra una di quelle scene di film di guerra. Boh, eccoci qua. Salve! Il nostro viaggio è finalmente terminato. So che non vedi l'ora di esplorare l'isola, ma devo chiederti di pazientare ancora un po'. In piazza si terrà un breve corso di orientamento per dare informazioni di base ai nuovi abitanti. Sarà il presidente in persona a tenerlo, non puoi mancare. Noi ci stiamo andando proprio ora, quindi se vuoi seguirci usa lo stick L. Levatevi! Ma oh yes! Iniziamo spotendo qualche albero. Ma aspetta, non si raccoglie con B? Con che si raccoglie? Non posso raccogliere ancora? Oh, ma dai! Nook, ma sei tu? Whee! Che bello però correre, raga. Oh, mi sento libero. Certo, correre con i jeans non è proprio il massimo, ma che ci vuoi fare? Ok, qui si può salire. Mi piace un attimino esplorare, dai. Ovviamente iniziamo con le mele, perché se Andrew Link provasse ad iniziare senza arance o mele, non si può fare, no? Ci siamo tutti? Sarà meglio fare un appello per sicurezza. C'è Renata? E il razzo? E infine Link, naturalmente. Ottimo, non manca nessuno. Presidente, abbiamo qui tre nuovi avventurieri pronti a godersi le loro nuove vite su quest'isola. Presidente? Sì, sì, molto bene. Bene, bene. Ah, sì. Salve, salve a tutti. Siete benvenuti sull'isola. Mi chiamo Tom Nook e sono l'amministratore delegato della Nook Inc. Sì, sì. Oggi iniziate una nuova vita su questa meravigliosa isola immacolata. Congratulazioni! Ora, questo è un pacchetto completo, sì? Perciò dei dipendenti della Nook Inc. resteranno qui. Saranno a vostra disposizione per garantire il vostro benessere e la vostra sicurezza. Ma innanzitutto occupiamoci delle questioni fondamentali, sì sì? Tutti dovranno scegliere un luogo speciale, tutto loro dove mettere radici. Pensate anche al futuro. Con le mie conoscenze nel settore edile e nel mercato immobiliare... Io potrei... Ah, ma così sto divagando. Per ora concentriamoci sulla semplice tenda iniziale. Rivolgetevi a Mirko o Marco per farvi dare la tenda in questione. E poi cercate il posto in cui stabilirvi. Bambini, bambini. Mirko? Ecco qua, Link. Una tenda tutta per te. Da qua. Trovato un luogo a tuo gradimento, accedi alle tue tasche premendo X e poi seleziona la tenda per montarla. Non ti preoccupare. Avrai modo di vedere un'anteprima di come sarà prima di piazzarla. Ti servirà un certo spazio, quindi assicurati che sia una posizione in cui ce ne sia sufficienza. Oh, giusto. Adesso ti darò anche una mappa dell'isola. Muchas gracias. Quando avrai sistemato la tenda, ti prego di tornare qui. In caso di bisogno, usa la tua nuova mappa. Bene, bene. Parti pure. Ti auguro di trovare il posto dei tuoi sogni. Dunque, se qui c'è la Nook Inc., io metterei la mia tenda qui. Proprio vicino a Tom Nook. E anche l'albero si è tolto.
Ho piantato la mia tenda, è un primo grande passo avanti. Avevo visto anche questa feature nel video appunto che Nintendo ha pubblicato online e non posso ancora raccogliere nulla. Quindi alla fine diciamo che un po' sapevo come giostrarmi con la tenda. Ah, Link! Hai già trovato il posto adatto per la tua tenda, no? Bene, bene. Gli altri non sono ancora tornati, quindi credo che stiano ancora cercando. Senti, visto che tu hai già dato un'occhiata in giro, forse potresti dare loro una zampa. Oi oi, e dove li trovo? Oh, ciao. Sono ancora alla ricerca del posto perfetto. Farò tanti esercizi aerobici, ma sei un ninja. Questo posto potrebbe andare bene? Sì, va benissimo. Che bello! Si sente un po' quando parlano, perché appunto scandiscono le lettere. Però si sente ogni tanto quando dicono le parole bene. Dico bene? Direi che è perfetta. Boom boom. Ok. Decisione difficile. Non so se ce l'avrei fatta senza di te. Chissà come se la sta cavando Renata. E vado a cercarla, guarda. O forse anche lei è venuta qua giù. Ah sì, bene, bene. Tu sei... Aspetta, non dirmelo, lo so. Ma sì, sei Link, visto che lo sapevo. Animiamo un po' quest'isola. Stomp! Tu non ci sei ancora riuscito a trovare il posto ideale, eh? Guarda, te lo trovo io. Hai scelto questo posto? No, ti trovo io un posto. Sì, ce li avrei per te, certo, certo, certo. In realtà proprio qui la metterei. Costruisci qui, vai, sì, vicino al mare, così se arriva la marea lei ci avverte. Va bene qui per Fietos. Parcheggio per Fieto. Ottimo. Bene, ora che le tende di tutti sono state piantate, è meglio tornare in piazza. È pomeriggio, è già finita una giornata? Spero che tutti abbiano trovato il posto ideale dove andare a vivere, sì sì. Avrete l'opportunità di restarci per un po', così potrete giudicare meglio se è il posto adatto a voi. E ora che questa faccenda è sistemata, passiamo alle cose serie. Per esempio alla festa di benvenuto sull'isola. La faremo proprio qui in piazza con un bel falò. Ci servono solo alcuni materiali per organizzare la festa, sì sì. Visto che vivremo tutti insieme qui, sfruttiamo questi preparativi per rafforzare il nostro gioco di squadra. Dunque, vediamo un po'. Mirko, Renata, Marco e Razzo restano qui, si occuperanno di sistemare la piazza. Io e Link invece raccoglieremo la legna e prepareremo anche un rinfresco. Molto bene! E ora cominciamo! Appena poi avvicinati un attimo, Link. Così discutiamo meglio della cosa, sì sì. Mi avvicino piano piano. Ah, Link, volevo solo dirti brevemente cosa ci serve per il falò. Credo che basteranno 10 rami, li trovi in giro per l'isola. Quando ne vedi uno, premi Y per raccoglierlo. Nel mentre investigherò certi frutti sugli alberi che sembrano proprio delle mele. Forse lo sono davvero. Dunque, quindi si raccoglie con Y. Prima ci ho provato ma non mi ha raccolto nulla. Ok, quindi sì, ci sono anche i fiori e le erbacce anche dovremmo togliere, no? Ah, se le mette in tasca le erbacce ora? Non ci avevo fatto caso. Sicuramente nel trailer di presentazione c'era. Ah, e mi conta gli oggetti come multipli. Oh, che bello. Eccolo qua. Chissà se scuotendo lo stesso albero più volte possano cascare più rami. A quanto pare sì, forse più di due no però. Ne ho 6, cerchiamone un po' qualcun altro. 8, 9 e 10. Fatto. 3 da quell'albero, wow. Ho fatto, Tom. Sì, ne ho 10. 9? Ma come 9? Ne avevo 7. Boh, vabbè. No, dico 7 più 3 quelli per terra, 10. Va bene, ora ce l'ho però.
Sì, ora possiamo preparare il nostro bel falò. È svolto l'incarico alla perfezione. Sono davvero contento di avere qualcuno che si dà così tanto da fare qui sull'isola. Invece gli altri no. È importante trovare qualcosa di commestibile per la sopravvivenza su un'isola disabitata. Mentre raccoglievi i rami, io ho fatto un'attenta analisi dei frutti che crescono sull'isola. Quelli che sembrano mele, odorano di mela e hanno il sapore di mela, sono al 100% e senza alcun ombra di dubbio mele. Per favore, ne potresti raccogliere 6? Sono sicuro che non ti servano istruzioni particolari. Quando vedi delle mele sull'albero, premia per scuoterlo. Ne ho solo 3. Bene. Tanto questo lo raccolgo, non si sa mai. 1, 2 e 3. E con questa sono 6. Perfetto, eccole qua. Puoi anche dare tutto a me, darò subito inizio ai preparativi. Ottimo, non vedevo l'ora. Ormai credo di aver sistemato tutto. Sì, è proprio così. Possiamo dare il via alla festa! Bene, ora posso finalmente darvi ufficialmente benvenuta su questa meravigliosa isola! Ho partecipato a svariate imprese nel corso degli anni, ma questa si prospetta come la più interessante. Gettare le basi per la creazione di una nuova comunità metterà a dura prova il mio senso per gli affari. E forse anche le mie capacità di adattamento alla vita nella natura? Chi lo sa? Ammetto che non ci sono tanti abitanti quanti ne avevo previsti inizialmente, ma questo vuol dire solo che ci toccherà rimboccarci le maniche e dare il massimo. Sono sicuro che, lavorando sodo, trasformeremo quest'isola deserta in una... tecnicamente non possiamo più definire quest'isola deserta, ma come possiamo chiamarla? Fiuto una grande opportunità. In qualità di primi abitanti dell'isola saremo noi a darle un nome. Nel rispetto della democrazia metteremo le proposte al voto. La maggioranza vince, va bene? Adesso ognuno deve pensare a un nome da proporre e poi passeremo alle votazioni. Io ho già in mente il nome. Masara è il nome di Biancavilla in giapponese. Masara Town. Quindi, vai. Bene. Siete tutti pronti? Allora che ognuno gridi la propria idea contemporaneamente. Pronti? Via! Ma che nomi era? Sotto a chi tocca? A Dominopoli? Cos'era? Che idee splendide! Sì, sono tutti degli ottimi candidati. E ora passiamo al voto. Io dirò i nomi uno dopo l'altro e voi applaudirete per quello che preferite. Comincerò con la proposta di Link. Allora, Link ha suggerito... Masara! Cosa batte quello che fa così? Wow, che entusiasmo! Si sono spiegati tutte le zampe per gli applausi, nessuno escluso. A questo punto, direi che siamo tutti d'accordo. Possiamo considerare Masara il nome ufficiale! Che storia, evviva! Fantastico! Allora da questo momento in poi la nostra isola si chiamerà Masara. Bene, Link, te la cavi bene a inventare nuovi nomi come dimostrato con Masara. Perciò vorrei coinvolgerti quando sarà necessario prendere decisioni importanti per l'isola. Sì, Link, ti nomino ufficialmente portavoce dell'isola di Masara. E ora, Link, potresti dire a tutti un paio di parole di questa tua nuova veste? Un paio di parole. Dunque, abbiamo deciso un nome per l'isola ed eletto il nostro portavoce. È stata una giornata ricca di avvenimenti e si sta facendo tardi. Concludiamo con un bel brindisi. Ovviamente succo di mele, perché quello c'è sull'isola. Avete tutti la vostra bevanda in mano? Sappiate che si tratta di succo fresco di mela. È l'ore. Ottenuto dai frutti raccolti oggi stesso dal nostro portavoce. E adesso, senza ulteriori indugi... Aspetta, da 6 mele sono uscite 6... tazze, 6 bicchieri di succo di mela. Auguro tanta felicità agli abitanti di Masara. A noi! Cheers! Allora, com'è? Questa è casa di qualcuno, non possiamo entrarci. Bene. Ah, il mare è pieno di pesci. E qui ce n'è uno. E poi se ci fermiamo un attimino, vediamo anche la mappa. Vediamo un po', possiamo già entrare nella nostra tenda?
Tom Nook voleva darmi ancora qualche informazione, sì. Anche perché non possiamo andare dall'altra parte per il momento, visto che è praticamente bloccata la strada. Tu che mi dici? Devo ammettere che un bel falò esercita un certo fascino persino su una dura come me. Stomp. Ma si è già ubriacata. Sorseggiare insieme un succo di mela davanti al falò fa crescere lo spirito di squadra. Boom boom! Perché boom boom? La radio? Nulla. Aspetta. È super pesante. Ah, Link, spero che ti stia divertendo. Sì, sì. Se la stanchezza comincia a farsi sentire, puoi ritirarti nella tua tenda per dormire senza fare complimenti. Restiamo qui noi a badare a falò. Ottima idea. Bene, bene. Allora lascia che ti dia questa. È la tua branda da campeggio. Mettila nella tua tenda e potrai coricarti comodamente. Oh, ci sono anche alcuni pacchi nella tua tenda. Sì, sì, contengono diversi oggetti utili. Per aprire i pacchi e usare gli oggetti al loro interno, premi A. Quando vuoi distenderti, usa lo stick sinistro per metterti a letto. Domani avremo molto da fare, perciò stanotte riposa più che puoi. Sì, sì, con questo però è tutto. Sogni d'oro, Link! Wow! Allora, direi di mettere la branda qui. Però... bene contro il muro. Così quando dobbiamo coricarci, appunto, basta che allunghiamo il braccio e possiamo spegnere la luce della lampada d'olio. Vuoi fare un riposino? Direi che questo termina il primo episodio di Animal Crossing Cuge. Più tardi caricherò un altro episodio, quindi mi raccomando, non perdetevelo. Così da dare, insomma, un boost iniziale alla serie. Bene Cuge, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!